Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Dragon Ball Xenoverse. Qui ci troviamo davanti a Toki Toki City e Vegeta. Tu sei la promessa di cui parlava Trunks. Non sembri male. Chissà, forse hai ragione. Forse hai ragione. Almeno in parte. Mi chiamo Vegeta. Mi allenerò con te se vorrai. Se vorrai sarò il tuo insegnante. Che cos'è quella faccia? Forse ti conviene pensarci bene. Non importa dove siamo, né chi sei tu. A me basta sapere se sei in grado di sopravvivere al mio addestramento. E vuoi che ti insegni io? Che cosa sai fare? Ok, Vegeta insegnante. Bello. Bene. E ti allenerai con me e diventerai più forte di tutti. A patto che tu sia un combattente di talento, ovviamente. Ora iniziamo la prova. Se riuscirai a battere cannone Garic, se non ti piace l'idea che tratta il mondo, battimi e poi apro la mia voce. Ah, la mia mente di essere, vabbè. Per il momento facile. Cannone Garic, come hai visto, insegnerà Vegeta. Poi sono a livello di 58, comunque vabbè, non appena raggiunto il livello 60 affronterò finalmente la saga degli Androidi. Per te è un grande onore, potrai combattere dinanzi il principe italiano. Principe, ti sapeva scontare contro il principe italiano. Spoiler, questo è il video di qualcuno che seguo. Vai, la camera mia è perfetta contro la Vegeta. Ah, di già è finito, cioè non è durata niente prima allenamento con Vegeta. Bene, bene, sembra che ci siate potenziale, così ha detto. Ah, sembra che ad OS stato raggiungere il grado Z. Vabbè, ma non è Garic quello che ci ha insegnato Vegeta. Vabbè, molto bene, prova superata, sarò il tuo insegnante. Non dimenticare, il fiero principe dei Saiyan di Andessera non ti è concesso perdere, hai capito? Come promesso ti insegnerò un'abilità, il cannone Garic. È un'abilità quasi al di sopra delle tue capacità. Padroneggia prima questa. Diventa più forte e potrà insegnarti anche una nuova abilità. Cosa ci fai qui con le mani in mano? Vai ad allenarti. Presto, idiota. Presto, idiota. Vabbè, ragazzi. Primo allenamento con Vegeta è finito. Ragazzi. Poi nel frattempo, al di fuori delle registrazioni, allenano con le missioni per la Lega offline e ci becchiamo quando sarà disponibile il secondo allenamento con Vegeta. Quindi a dopo ragazzi, poi mi metto ad allenare qui missioni per la Lega offline. E eccoci qui ragazzi, dopo che ho allenato al di fuori delle missioni per la Lega offline, eccoci qua disponibile anche secondo allenamento con Vegeta. Sembri più forte, hai già imparato a non fare il cannone Garic? Fammi vedere i risultati del tuo addestramento. Non ti permetterò di combattere usando delle abilità inefficaci. Devo insegnare il cannone Garic, prova a usarlo come mossa finale. Dovrebbe essere facile. Se lo farai ti spiegherò un'altra abilità. Ok, certo lo fa. No, due stelle. Cioè, facile. Di specialità del principe cannone Garic, che però devo vedere dove è postato. Ah, sì. Vabbè. Che da
Allegro, utilizzando il cranone Garlic. Cioè, quindi dobbiamo sconfiggere Vegeta usando il... Vabbè, tanto la difficoltà è di 2 stelle. Mi occuperò di questione della tua preparazione. Però mi sarebbe meglio la tua mossa. No. Fammelo fare. Sono legali, credo. No. Che palle. Vai. Sì, capito. Anche in vivo. Allora quindi userò cannone calica a go-go. Cioè, cannone calica tattica. Vai, tutto è fatto. Vabbè, è stato fatto. Sei sempre debole, ma ti lodo per aver messo a segno qualche colpo. Vabbè, bello. Cioè, a livello 60 sei sempre debole. Oh, grado Z. Siamo andati proprio alla grande. Ok, sono andato in finale. Vabbè, siamo già a livello 60, potrei anche affrontare la cosa là. Saga degli androidi, vabbè, ma comunque a così la saga degli androidi l'affronterò direttamente dopo finito l'allenamento, dopo aver fatto portare tutti gli allenamenti con Vegeta. Quindi dopo l'allenamento con Vegeta poi porterò. Proseguirò finalmente con le pattuglie temporali. Valuterò la tua battaglia precedente. Hai usato il cannone Kallik, la tua preparazione è buona. La mia vera forza è molto più grande, non lo dimenticare. Bene, ti insegnerò una nuova abilità, Santo Amatore Finale. Se sei vicino al tuo nemico, maggiori danni infliggerà. Ti avviso, devi allenarti molto per imparare bene questa abilità. Allenati di più e ti affronterò. E ti insegnerò un'abilità. Ora vai. Mentre tu perdevi tempo, gli altri sono diventati già più. Il punto interrogativo che questa volta faremo andare in. L'avevo già preso l'altra volta. Questi primi due allenamenti con Vegeta finiscono qui, quindi quest'altra gameplay ho già terminato e ci becchiamo la saga degli androidi la porterò dopo aver finito l'allenamento completo con Vegeta, quindi ragazzi, termina questa video gameplay e ci becchiamo al prossimo video. Quindi dal vostro Capone Extreme è tutto e saluti a voi.